Se volete acquistare crediti, passate da EasyVault, link e codice coupon malati15, tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Gio Vispo dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Mandanta nella sua versione TOTS con 91 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno 60 like o mi piace per questa carta e per questa review, e vi invito e vi esorto a commentare qui sotto in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. E partiamo con i pro. Il primo è il tuffo, ha un 95 in carta. Endgame ha un ottimo tuffo, ha le tempistiche giuste nel tuffarsi. Altro pro, la presa, 92. Ho notato davvero un'ottima presa, ragazzi, perché anche sui tiri potenti riusciva a bloccarla, o perlomeno la bloccava in due tempi. Altro pro è il riflessi, 94. E sui tiri ravvicinati era molto, diciamo, preciso negli interventi. Altro pro, le uscite di pugno. Le uscite, diciamo, in generale sono buone, però quelle di pugno sono molto efficaci. Come contro ho inserito il rinvio, ha un 83 in carta e devo dire è un rinvio debole e impreciso. Altro contro, l'altezza e anche la stazza, ha 185 cm di altezza. In game si vede, è un portiere piccolino. E come altezza preferita io avrei preferito almeno 190 cm. Altri valori in carta: velocità 56, buona. L'area sua reattività, anche quella è buona. E piazzamento 91, devo dire, stavo per inserirlo tra i contro, però poi mi sono detto comunque non è colpa del suo piazzamento, è colpa della sua altezza, se le palle alte entrano in rete. Il suo piede preferito è il destro con 3 stelle piede debole. L'ho utilizzato in una difesa a 4. Alternative abbiamo Courtois, Cech, Loris ed altri. Tra le normali Courtois, tra le leggende Bayà, nella Lega Ruffier, nella Nazione Loris, dello stesso livello Julio César. Rispetto al tifo un più 24, rispetto al base un più 51. Versione TIF che ho provato e c'è stato un mezzo punto di miglioramento. TOTS e TIF hanno una differenza di prezzo di 23.000 crediti. TOTS e base 41.000 crediti, prezzi per PS4. È una carta da provare? A parer mio anche sì. Sì, perché comunque non costa tantissimo, è un portiere buono. Dunque stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 7+. Io con lui 9 partite ho subito 16 gol con una media di 1,7 gol a partita. Diciamo, con certi portieri ho subito anche 2 gol a partite, gli ho dato anche un 7 meno meno, ragazzi. A lui, a Mandanta Toz, gli ho dato un 7+, perché comunque, nonostante tutti i gol che ha subito, ci sono state 2-3 partite in cui non ha subito gol e ha mantenuto la rete inviolata. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review. Vi invito e vi esorto a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. Continuate a seguire il nostro canale e continuate a seguire, perché sta per arrivare FIFA 17 e vi porteremo tanti contenuti. Qui Gio Vispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!